Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra puntata di 7 in punto che è dedicata oggi a un argomento che è veramente molto vasto, che è l'endocrinologia. Per farlo abbiamo con noi la professoressa Carla Scaroni che dirige proprio l'unità operativa complessa di endocrinologia dell'azienda ospedaliera di Padova, che si occupa di molti aspetti che vanno, che ne so, dalla tiroide ai problemi che possono essere legati all'osteoporosi, anche a quello che può essere anche la crescita dei ragazzi, problemi che possono nascere dopo la menopausa. Sono tantissimi gli argomenti che vengono toccati attraverso gli ormoni e sempre di più credo che sia una delle branche della medicina che sta lavorando di più per andare alla scoperta dell'influsso di questi piccoli ormoni nella nostra vita. Buongiorno professoressa, benvenuta. Buongiorno a lei e grazie per l'invito, sono felice di essere qua. E spero anche di riuscire a trasmettere l'entusiasmo che mi accompagna quando lavoro, perché lei ha detto una cosa bellissima, è una materia relativamente recente, relativamente nuova ed è una materia trasversale che tocca tutti gli aspetti della nostra salute, perché gli ormoni si legano a tutte le parti del nostro corpo, non ce n'è una che ne sia fuori, quindi in qualche modo dobbiamo conoscere tutti questi aspetti e gli ormoni possono influenzare moltissime attività della nostra vita quotidiana, del nostro benessere. Ed è anche vero che quando abbiamo ospiti i medici dell'azienda ospedaliera di Padova sappiamo sempre che sono ottimi medici, ma sono anche soprattutto con una mentalità di ricerca ben forte che proprio porta lontano, che è uno sguardo che guarda sempre un orizzonte, l'attualità, il piccolo e il grande, ma soprattutto l'orizzonte. Questo lei ha ragione, perché abbiamo la fortuna di lavorare in un mondo dove abbiamo molti colleghi competenti in branche diverse e l'aspetto, secondo me, più innovativo al giorno d'oggi è proprio quello di lavorare creando dei gruppi multidisciplinari, mettendo al centro il paziente, i suoi problemi e cercando noi, confrontandoci, certe volte anche discutendo, perché non è facile, certe volte la nostra diagnosi, il nostro processo di valutazione, ma è così che si riesce a definire il reale problema che il paziente ha, perché noi abbiamo problemi comuni, lei ha citato la tiroide, probabilmente se facessimo l'ecografia a tutti troveremmo dei nodi tiroidei nel 60-70% delle persone, non so, l'osteoporosi, un terzo delle donne sopra i 50 anni ha una frattura da osteoporosi, negli uomini è un po' meno comune, ma c'è anche negli uomini. Se facciamo l'attack dell'addome per mille motivi che possiamo avere, dalla colica renale, nel quasi 10% dei casi possiamo trovare un ingrandimento di una delle ghiandole surrenali che stanno sopra i reni. Quindi abbiamo problemi comuni nella popolazione e nell'ambito di questi problemi comuni noi dobbiamo essere in grado di capire anche malattie rare, malattie genetiche. Voi sapete che l'azienda Ospedale Università di Padova è il risultato, io lo dico con grande orgoglio di farne parte, è il risultato, il primo ospedale in Europa nella fine del 2016 proprio per la diagnosi e la terapia delle malattie rare. Abbiamo al secondo posto non so, un ospedale tipo il Karolinska Hospital di Stoccolma che penso quasi tutti conoscano. Ed infatti anche in questa direzione, tra l'altro proprio negli ultimi anni si è ulteriormente potenziata l'attività che appunto è anche soprattutto un'attività di ricerca. Tra l'altro proprio in questi mesi è uscito anche un suo articolo su Lancet Endocrinology, che è una rivista scientifica ovviamente molto importante per questo settore, perché è stato scoperto proprio qui a Padova un nuovo gene. A Padova, in collaborazione con altri centri europei e anche canadesi, un nuovo gene che spiega una forma rara di eccesso di cortisolo prodotto dalle ghiandole surrenaliche. Cortisolo è un ormone affascinante, perché è un ormone che ha un ritmo nella giornata, ce l'abbiamo alto la mattina per essere efficienti, magari ce l'avrò aumentato un po' io perché devo parlare, devo cercare di essere concentrata, di essere efficace e poi cala,
quando arriva sera e quando dormiamo. E rispettare questo ritmo è fondamentale per stare bene. E ci sono alcune malattie che alterano questo ritmo, aumentano il livello del cortisolo, soprattutto nelle ore notturne, quando non dovrebbe essere, e sono malattie che danno molti problemi, anche alterazione del tono dell'umore, aumento del peso, la pressione alta, squilibri di quelli che noi chiamiamo gli ioni, che sono il sodio, il potassio, ma anche fragilità delle ossa, anche problemi coagulativi. Quindi è importante riconoscere, caratterizzare, perché questo eccesso di cortisolo ha dietro non so quante varietà di cause, e noi dobbiamo riconoscerle, perché tu devi fare quella che adesso tutti citiamo, la terapia personalizzata, cioè devi capire cosa c'è, qual è il problema e fare la cura adatta a quel paziente, a quel problema. Quindi diciamo identificare il gene è servito, serve anche a questo, è importante. È un tipo di diagnosi avanzata quella che fate voi, perché non si può chiedere ovviamente a un medico di base di sapere tutte queste cose, cioè alla fine arrivano dei pazienti che magari hanno già percorso tante vie. Certo. Noi lavoriamo sia, diciamo, come primo livello, quindi vediamo problemi anche comuni, diffusi, però poi il nostro compito, visto che siamo in azienda ospedale Università di Padova, che è un cosiddetto centro hub, cioè un centro di terzo livello, dobbiamo rispondere anche al meglio alle richieste di pazienti che hanno malattie più complesse, malattie rare, che sono meno note ai medici, che devono fare altre cose nella loro attività quotidiana. E questo è il nostro ruolo, e cerchiamo di farlo. Tra l'altro, uno dei pochi vantaggi che la vicenda terribile della pandemia Covid ha dato alla sanità è che ci ha fatto anche, per causa maggiore, imparare ancora di più a usare dei sistemi informatizzati per essere in contatto tra di noi. Quindi quando facciamo anche queste discussioni multidisciplinari di casi complessi, lo possiamo fare anche con colleghi che lavorano in altre sedi ospedaliere. Quindi cerchiamo di fare rete tra di noi, sempre per avere il malato, i suoi problemi al centro, e noi essere noi che in qualche modo ci spostiamo, in questo caso in modo informatico, ma per dare una risposta. So che lei ha lavorato molto nello studio dell'ipofisi e delle malattie dell'ipofisi. Che cosa succede quando l'ipofisi si ammala, e quali sono le principali situazioni che vi trovate ad analizzare? Ma questo è un altro campo affascinante, è una piccola ghiandola, grande, lungo un centimetro, quindi si pensi le dimensioni, è posta sopra il naso, alla base dell'encefalo. Ed è la ghiandola che comanda il lavoro di tutte le nostre altre ghiandole che producono ormoni. Comanda il lavoro della tiroide, il lavoro delle ghiandole surrenaliche, il lavoro delle ovaie, il lavoro dei testicoli, favorisce la crescita del bambino, ma anche la produzione dell'ormone GH che ci serve per star bene da adulti, favorisce, che ne so, la lattazione. Quindi è la ghiandola che comanda tutto il resto. Quindi voi capite che se è interessata da una lesione, da un ingrandimento, da un nodo, da un adenoma che si vede bene con la risonanza, il suo lavoro ne risente il lavoro delle altre ghiandole. Quindi di nuovo intorno a questo problema ci vuole l'endocrinologo esperto, un buon laboratorio d'analisi che noi abbiamo a Padova, perché abbiamo bisogno di dosaggi complessi e fatti con grande accuratezza, abbiamo bisogno di una buona neuroradiologia, che abbiamo bisogno qualche volta del chirurgo che si occupa di ipofisi, che opera attraverso il naso, chirurgo, neurochirurgo insieme all'otorino, perché accedono attraverso il naso, abbiamo bisogno di un patologo, e abbiamo una donna patologa dedicata, perché bisogna avere una cultura specifica, ma abbiamo bisogno anche dell'oncologo, del radioterapista. Quindi voi capite che intorno a una cosa che è lunga un centimetro, pensate quanto è, e quante competenze ci vogliono. E il mio compito in genere è di coagulare queste competenze intorno ai casi più complessi. E non sono poi rarissimi, perché si pensa che ci sia un adenoma ipofisario ogni 800, 1000 persone. Quindi non è una cosa
no, così, così rara, così insolita. E cosa succede? Come ci si può accorgere di questo? Beh, allora, forse è più facile certe volte nelle donne più giovani, perché uno dei campanelli d'allarme è l'andamento del ciclo che non va. Quindi le alterazioni del ciclo nella donna vanno studiate. Non si può coprire il problema con i farmaci senza aver capito cosa c'è, perché potrebbe esserci un'alterazione. Poi certe volte ci può essere la difficoltà ad intraprendere una gravidanza, quindi un problema di non buona fertilità nella donna, ma questo anche nel sesso maschile. Scusi se la interrompo, poi certo, la faccio continuare. Quindi è molto spesso comunque un problema che si incontra in età giovanile questo? Beh, anche in età giovanile, anche dall'adolescenza in poi, e quindi i disturbi che ho raccontato danno un'idea, ma possiamo avere anche disturbi in un'età più avanzata. Allora, grande attenzione alla cefalea, al mal di testa, un mal di testa però molto importante, perché di mal di testa penso che ne soffriamo forse tutti, certo, i momenti della nostra vita. Un mal di testa che è come un peso gravativo al centro del capo, è importante, quotidiano, o disturbi della vista laterale, perché questa ghiandolina è vicina anche ai nostri nervi ottici, ecco perché ci sono questi disturbi. Oppure anche sintomi purtroppo sfumati, la stanchezza, l'alterazione della pressione e di nuovo l'alterazione di questi che io chiamo ioni, che in realtà sono il sale da cucina, il sodio è il sale da cucina. Quindi è un esame anche molto semplice che si fa, e quesito in un'ora c'è, e certe sue alterazioni devono indurre a studiare e ad approfondire. Quindi la difficoltà è di partire da sintomi, disturbi comuni, perché stanchi, forse lunedì, sono stanca anch'io, certo, tutti lunedì mattina, ricomincio con una certa fatica, cioè capire nell'ambito di questi disturbi cosa ci potrebbe essere poi di concreto, senza spaventare le persone. E quindi diciamo che la gran parte degli interventi che voi fate poi sono farmacologici, o esiste una chirurgia? In certe situazioni la chirurgia è quella che può risolvere, con quell'atto chirurgico tu risolvi il problema, naturalmente fatto da mani esperte, perché devono essere neurochirurghi che operano un certo numero di casi all'anno per avere l'abilità. E poi secondo me è bene che siano, ma loro lo riconoscono, devono essere affiancati appunto dal gruppo di lavoro, dall'endocrinologo che prepara il paziente all'intervento, dal patologo che sa leggere quel preparato, quel tessuto che viene tolto e sa riconoscere cosa c'è, dall'oculista che sa quel tipo di problemi, dagli ottimi dosaggi che ti fa il laboratorio, perché sono dosaggi non comuni come chiedere la glicemia, sono dosaggi più complessi. Capito. Allora, parlavamo della tiroide, questo è un argomento che appunto, come diceva lei, interessa tantissime persone, perché ci sono disfunzioni di tante nature. Abbiamo parlato dei nodi, che forse sono la cosa che meno preoccupa, però purtroppo quando la tiroide comincia a funzionare male, anche lì le conseguenze sono tante. Ma dunque, allora, i nodi abbiamo detto che se li cerco con un metodo accurato qual è l'ecografia, sono molto comuni, e lì ci vuole una buona descrizione, un esame fatto bene, perché già dall'ecografia tu puoi avere degli elementi di sospetto, perché esiste anche il tumore della tiroide, ed è per questo che noi facciamo, per esempio, in casi selezionati, l'ago aspirato, cioè un piccolo prelievo con un ago sottile guidato dall'ecografia, e facciamo guardare dal patologo delle cellule che derivano da questi nodi, ma non tutti i nodi vanno punti, nodi che abbiano certe dimensioni, certe caratteristiche. E quindi è importante per fare la diagnosi del tumore tiroideo. I nodi possono anche essere poi indirizzati al chirurgo, di nuovo chirurgo esperto di tiroide. Adesso da un po' di tempo in azienda ospedale, sia noi endocrinologi accanto a dei colleghi radiologi dedicati, ci stiamo occupando anche della terapia con la radiofrequenza di alcuni nodi, non tutti i nodi, li selezioniamo in modo accurato.
ed è un sistema non chirurgico per risolvere, per ridurre il volume di questi nodi anche in maniera molto importante, fino anche all'80% del volume del nodo. Devo dire che a questa cosa che lei ha detto ritengo sia molto interessante, proprio per l'influenza che hanno questi nodi nella percentuale di popolazione. E fino adesso, voglio dire, si è sempre sentito parlare di qualche esperimento, però la gran parte delle indicazioni erano chirurgiche. Togliere la tiroide vuol dire comunque provocare delle conseguenze nelle persone. Certo, lì bisogna ragionare in maniera adeguata con un bravo chirurgo dedicato, e noi a Padova li abbiamo di sicuro. Dopodiché, di sicuro, togliendo la tiroide noi provochiamo una mancata produzione di ormoni tiroidei, quello che chiamiamo l'ipotiroidismo. L'ipotiroidismo è una malattia comune, l'ormone tiroideo è uno dei farmaci più venduti in tutto il mondo, perché sono molte le persone, c'è probabilmente anche il 2% della popolazione che soffre di questo problema, che riconosce varie cause, o perché è stata rimossa la tiroide dal chirurgo, o perché c'è una causa autoimmune, che è una molto comune. Quella che sentirete chiamare, molti la conosceranno, la tiroidite di Hashimoto. Tante volte nella stessa famiglia più persone sono affette da questo problema. Però anche lì abbiamo degli ottimi sostituti dell'ormone tiroideo. Non li chiamerei farmaci, perché tutti noi siamo perplessi di fronte ai farmaci, perché sono cose strane, ma anche noi medici non vogliamo assolutamente dare farmaci in eccesso, noi siamo i primi a ragionare e a dare quello che serve, ma questi sono dei sostituti, sono stati sintetizzati esattamente come è l'ormone che la tiroide fa, naturalmente, e ne abbiamo varie formulazioni, anche lì ci sono delle grosse novità, perché li hanno resi più assorbibili, li hanno resi adatti a chi abbia intolleranze al lattosio o altri problemi a livello dello stomaco, del duodeno, perché vengano ben assorbiti, proprio perché sono talmente tante le persone che tutte le mattine assumono ormone tiroideo, che si chiama levotiroxina, quella che si dà, quindi anche lì di nuovo cerchiamo di personalizzare questa terapia. Allora, appunto, ambiti complessi, ambiti diversi, ambiti che interessano diverse fasce d'età, e una che tutte le donne devono attraversare è appunto la menopausa, un momento in cui gli ormoni fanno veramente quello che vogliono sostanzialmente, e quindi è un momento molto delicato nella vita delle donne. Cosa può succedere e perché le persone si rivolgono a voi in questa fase? Beh, si rivolgono a noi, e noi abbiamo anche bisogno ovviamente a fianco del bravo ginecologo, perché deve fare una serie di accertamenti di sua pertinenza, quindi è una fase della vita in cui lavoriamo in equip per forza, ma a noi si rivolgono soprattutto per l'incremento di peso che spesso accompagna questa fase della vita, e anche una distribuzione diversa del peso, ahimè la tendenza alla pancetta, perché c'è in questa fase ed è causata dagli ormoni. Dopodiché noi lavoriamo molto per quanto riguarda la salute delle ossa, perché la mancanza degli ormoni femminili nella fase della menopausa, perché purtroppo si riducono e cessa, la loro produzione cessa quasi al 100%, influenza la salute dell'osso, che diventa più fragile, che potrebbe fratturarsi. Quindi studiamo la salute dell'osso, il suo contenuto di calcio con la densitometria ossea, abbiamo varie apparecchiature in azienda che utilizziamo noi e anche altri colleghi, studiamo il metabolismo del calcio, cioè come il calcio viene introdotto, come è assorbito, dove si deposita, gli ormoni che lo regolano, la vitamina D, perché è importantissima, quanto ne eliminiamo nelle urine, quindi la calciuria, quindi facciamo una valutazione globale, e abbiamo varie armi a disposizione. Per esempio, da noi facciamo anche molte infusioni di un bifosfonato endovena per i casi più seri, più importanti, quindi siamo attrezzati anche in regime ambulatoriale ad organizzare queste infusioni, ma poi abbiamo farmaci che si usano orali, ma anche sottocute ogni 6 mesi, e ci sono nuovi sviluppi. Però di nuovo anche lì il problema va studiato, conosciuto, definito una volta, e poi si sceglie
la cura più indicata. È un po' la difficoltà anche di questa puntata, l'abbiamo detto fin dall'inizio, è una medicina quasi sempre proprio estremamente personalizzata, questa che riguarda gli ormoni delle persone. Anche prima lei diceva la pancetta, certo la pancetta chi non ce n'è un po', insomma un pochino, però sappiamo che in situazioni difficili come appunto può essere la menopausa o anche in altri momenti della vita delle persone può collegarsi ad altre malattie che possono diventare più pesanti. Certo. Certo, perché purtroppo mettere il grasso a livello addominale, ahimè, rappresenta una tendenza ad un maggior rischio per le malattie che noi chiamiamo cardiovascolari, cioè le malattie del cuore, le malattie delle arterie, l'aumento della pressione del sangue, quindi purtroppo è il grasso più antipatico dal punto di vista della salute. Un pochino, vabbè, non è la fine del mondo, come dico, fa parte anche un po' del nostro processo di, brutto dire, invecchiamento, di solito usiamo un termine inglese perché scoccia meno, diciamo l'aging, gli inglesismi no, forse non bisognerebbe sempre usarli, ma servono a mitigare certi problemi, se diciamo aging è meno pesante che dire invecchiamento. Va bene, d'altra parte insomma quella nostra vita invecchiare è anche bello, diciamo, certo, cioè, vuol dire che siamo vivi tutto certo, sommato. Certo. Allora, ci sono dei metodi per evitare di mettere su questa ciccia addominale Beh, no? Allora, mangiare, diciamo, ma no, mangiare no, meno. Bisogna mangiare in maniera corretta, probabilmente un pochino ridurre le calorie col passare degli anni, probabilmente sì, perché si ha anche meno fabbisogno, soprattutto se uno magari non ha i ritmi di lavoro che aveva prima, ma di sicuro una buona colazione la mattina, magari frazionare con un paio di spuntini a metà mattina, a metà pomeriggio, prediligere le verdure dovrebbero iniziare i nostri pasti perché riducono l'assorbimento dei grassi, degli zuccheri, magari non esagerare la sera, che è un momento in cui conviene essere un po' più delicati nell'introduzione di cibo, e poi cercare compatibilmente magari con qualche acciacco articolare di fare un po' di attività fisica, che può essere la camminata, può essere la bicicletta, può essere la nuotata. Molti ci dicono che questo periodo terribile ci ha impedito di muoversi, ma insomma voglio dire anche il giro intorno a casa, Padova gode di molti bellissimi argini, cioè voglio dire possiamo trovare modo di fare 20 minuti, un paio di chilometri a piedi, quello sarebbe già un'ottima cosa. Quella è già un'ottima medicina, diciamo così, parlavamo di medicine naturali prima. Questa è più efficace di molti. Anche nell'osteoporosi, tante volte ci avete raccontato che la miglior medicina è proprio il movimento. L'attività fisica, sì, l'attività fisica, cioè il movimento dei muscoli è di aiuto per le ossa, muscoli e ossa sono in realtà un tutt'uno, si influenzano reciprocamente, quindi l'attività fisica migliora anche la salute dell'osso. Attività fisica preferibilmente all'aria aperta, se possibile, perché i raggi del sole che filtrano anche quando è inverno, chiaramente meglio in primavera, in autunno, in estate, ma anche in tutte le stagioni, attivano la vitamina D che noi abbiamo. Abbiamo un patrimonio a livello della pelle, ma deve essere attivata dalla luce solare. Quindi se si cammina, se si usa la bicicletta all'aria aperta, forse ancora meglio che non fare attività al chiuso. E comunque fare e l'una e l'altra cosa, e l'una la e l'altra cosa migliore. Senta professoressa, abbiamo detto che questo è un mondo complesso e ricchissimo, composto di ormoni e sottocategorie di ormoni che sembrano non finire. È vero. È uno studio che sta veramente interessando un po' tutto il pianeta e da cui si stanno ricavando tantissime informazioni. Che cos'è che in questo tempo la sorpresa di più, diciamo così, cioè quali sono gli ormoni più particolari che influenzano la nostra vita, magari noi non ce ne rendiamo conto. Ma sa, sono tantissimi. Io chiaramente parlo di quello a me più caro, che ho già citato prima, il cortisolo, anche perché adesso abbiamo uno strumento molto semplice, viene dosato nella saliva, quindi tramite dei tamponcini che si succhiano come se fosse una caramella,
possiamo dosare il cortisolo in tanti momenti della giornata, è una cosa non fastidiosa, non fa i prelievi, non è dolorosa, la persona lo può fare a casa propria, lo può fare più volte al giorno e in questo modo riusciamo a capire com'è l'andamento di questo ormone che è così mutevole, così fluttuante nella giornata e possiamo capire qual è il profilo di quella persona e casomai grazie a farmaci, perché anche lì o adeguando misure di vita, ma anche casomai grazie a farmaci se ci fosse un'alterazione importante, possiamo riportare alla norma. Quindi questa penso, tra l'altro questa cosa del dosaggio del cortisolo della saliva nel Veneto, credo che sia Padova che lo fa e non in molti posti in Italia viene fatto, quindi è un'altra cosa che ci caratterizza. Ma quando bisogna farlo? Cioè quando ci sono... Per esempio, quando pensiamo che ci possa essere un'alterazione dell'andamento di questo ormone, che come dicevo dovrebbe essere alto al mattino e poi lentamente decrescere. Quindi una iperattività, un'insonnia. Insonnia, anche certi lavori che ci portano a lavorare nelle ore notturne, anche il nostro lavoro del personale infermieristico è un lavoro più stressante proprio per questo, perché noi andiamo contro una fisiologia del ritmo. Oppure anche altre situazioni naturalmente, quindi di solito lo valutiamo in persone nel quale sospettiamo un'alterazione di questo, un incremento di peso non spiegabile. Chi viaggia molto, magari attraversa molti fusi orari. Certo, anche questo di sicuro. Quindi questa è una delle cose, anche con un sistema molto semplice, pratico, riusciamo a fare una diagnosi complessa, quindi mi piace forse per questo, perché è la semplicità per il paziente, per la persona, che invece ci porta a fare una valutazione molto, molto fine, molto accurata. Allora, siamo verso la conclusione di questa puntata, abbiamo appena accennato un po' di temi che sono appunto collegati con questo mondo complesso degli ormoni che, come avete sentito, influenza la nostra vita a qualsiasi età, dall'età pediatrica alla pubertà fino alla maturità appunto, e devo dire che l'azienda ospedaliera di Padova in questo ambito, avete sentito, è anche determinante nello studio di molte patologie rare che spesso hanno appunto all'interno proprio delle disfunzioni ormonali. E tra l'altro mi piace proprio chiudere anche ricordando che lo studio di queste malattie è spesso determinante anche poi per andare a scoprire effetti su malattie che sono molto più comuni, quindi è sempre una ricerca, certo, che porta frutto per le persone, certo, che hanno questa malattia rara, ma poi un po' per tutti. Certo, questo sia perché affina in qualche modo le capacità di studio del medico, del ricercatore, del laboratorista che ci affianca. Studiando malattie rare tu ancora di più devi studiare, devi approfondire, quindi ci affina la capacità di diagnosi, sia perché, come ha detto lei, tante volte un farmaco, una scoperta, un dosaggio, un esame radiologico che è stato creato per una malattia rara poi potrà servire invece per malattie più comuni, quindi, e viceversa, quindi le cose si... c'è un mutuo aiuto, un mutuo soccorso da una cosa all'altra e comunque approfondire un tema di sicuro, andare a fondo, chiarire la diagnosi, poi è a vantaggio del paziente, a vantaggio comunque della conoscenza che poi puoi applicare ad altri campi. Grazie professoressa, buon lavoro. Grazie a lei. In questo momento complicato per voi, noi siamo sempre a sostenervi perché insomma diventa sempre più dura, l'abbiamo visto, lo vediamo e lo raccontiamo tutti i giorni e quindi assolutamente. Grazie, è stato un piacere, grazie, un saluto cordiale a tutti. E buona giornata anche al nostro pubblico, noi come sempre ci vediamo domani con tutte le altre.